Grazie Presidente. Solitamente queste delibere che riguardano i piani casa non vengono in aula a consigliare perché, come sapete, non hanno necessità di un'approvazione dell'aula, andando dritte, come ha spiegato l'assessore, in permesso di costruire. Quello che però oggi è interessante capire, o comunque verificare, è che a suo tempo, quando il centrodestra con l'ex premier Berlusconi presentò questa legge e disse appunto che serviva per quelle famiglie che così potevano ampliare la propria abitazione di una stanza, evidentemente intendeva l'ex premier Berlusconi, faceva riferimento a, che ne so, al suo modo, alle sue ville, perché qui stiamo parlando oggi di 100.000 metri quadri, quindi lui evidentemente una stanza in più intendeva quella che avrebbe ampliato la sua villa di 100.000 metri quadri. Quello che fa specie oggi è sentire le critiche da parte del centrodestra che governava la capitale e che avrebbe potuto a suo tempo rappresentare alla stessa forza politica che governava a livello nazionale gli impatti che noi oggi stiamo dicendo che dobbiamo gestire, perché chiaramente per maturare questi provvedimenti ci vuole tempo, e guarda caso sta accadendo sotto un'amministrazione a 5 stelle. Ancora una volta si vuole far credere che, no, la colpa degli impatti di questa roba sul nostro territorio sia della nostra amministrazione, quando, ripeto, questa è una roba che non ha necessità non solo di un'approvazione dell'Aula, ma di nessuna istruttoria da parte degli uffici, né del Dipartimento Urbanistica, né tantomeno del Dipartimento Mobilità. Istruttoria che comunque c'è stata, proprio perché chi amministra una città si pone il problema e cerca di capire se ci sono dei margini per poter, come è stato fatto, e ringrazio l'assessorato e gli uffici, per poter quantomeno mitigare gli effetti, anzi scusate, non effetti, gli impatti assurdi di questa roba. 100.000 metri quadri non inseriti nella pianificazione di un piano regolatore che già di per sé consentiva una cubatura in più, una città di cui non aveva assolutamente bisogno, una cubatura in più mostruosa, è un qualcosa che è fuori da ogni portata gestionale. Ecco perché quindi adesso annuncio un ordine del giorno, che quindi faccio un intervento unico senza voler tediare, un ordine del giorno dove impegniamo la Giunta a rappresentare chi oggi governa, che è anche la nostra forza politica, questo tipo di impatti, che per quanto riguarda, per carità, un paesino di 4.000 abitanti possono essere del tutto tollerabili, anzi appunto in quel caso può risolvere delle situazioni abitative. Ma se questi 4.000 abitanti vengono calati, anzi 4.500, vengono calati in un territorio che è già al collasso dal punto di vista della mobilità e dell'offerta di servizi, è chiaro che i problemi poi li deve gestire chi governa in quel momento. E io pregherei, soprattutto il centrodestra, di evitare le solite polemiche e di pigiare col ditino a favore, perché questa è roba che hanno voluto e approvato a livello nazionale loro. Grazie.